Bonfini! Ciao! Ma ciao Chloé! Come stai? Mi ricordava, proprio prima di entrare, che è un anno che ci siamo riviste. Tondo, 17 di maggio, proprio oggi. Ma tu hai già passato un anno. Eh sì. Vabbè che io ti conosco da una vita, quindi cos'è un anno in più, un anno in meno, eccetera. Hai sentito la signora che ha fatto le tagliatelle? Sì. Noi facciamo una cosa simile adesso. Facciamo una cosa simile e poi dopo vediamo qual è la migliore. Ma è bella questa cosa, che tu cucini e loro anche. Tra l'altro Giulia, Stefania, Clara, Lorenzo, insomma, e tanti altri hanno fatto, guarda, eccolo qua, cuore di mamma. Bravissimi. Che bello, con la frutta, eccetera. Dopodiché adesso vedremo queste tagliatelle alla bolognese fatte da Chloé dopo la reclama. Allora, con Chloé Facchini, tagliatelle alle ortiche con ragù di piselli, quindi anche qui estate, la tagliatella in versione estiva. Sì. Perché la tagliatella ha una stagione, secondo te? Mai, la mangi anche a Ferragosto sotto l'ombrellone, ecco. Quindi non ha stagione. Vediamo gli ingredienti intanto. Allora, per la pasta, ortiche fresche, in alternativa potete utilizzare anche delle ortiche liofilizzate, se non volete le ortiche utilizzate gli spinaci. Farina e uova. Per quanto riguarda il condimento abbiamo delle cipolle, del concentrato di pomodoro, vino bianco, un po' di gambuccio di prosciutto, carne di spalla di maiale e naturalmente i piselli. Iniziamo dalla pasta. Allora, per prima cosa andiamo a sbollentare le ortiche nell'acqua bollente. Le ortiche, tutti hanno paura delle ortiche perché dicono che sono orticanti. Pungono da morire, però se voi le raccogliete con i guanti e le lasciate a bagno nell'acqua fredda, dopo non pungono più finché sono bagnate. Una volta che le andate a cuocere non succede più nulla, le potete maneggiare. Quindi, ma quando sono lì adesso così, devi stare attento a prenderle, a metterle dentro. Esatto, utilizzi delle pinze. Io ho un'operazione che ho già fatto in precedenza, le sbollentate, le raffreddate come fossero degli spinaci, dopodiché andiamo a mettere le ortiche all'interno del contenitore. No, è importante questa cosa. Sì. Quindi quando voi le raccogliete così, state attenti, piuttosto mettete i guanti, mettete qualcosa per buttarle nell'acqua. Una volta che sono bollite, non fanno più niente. Esatto, poi hanno delle proprietà super benefiche. Che proprietà hanno le ortiche? Ma Verina? Sono molto diuretiche, ricchissime di minerali e aiutano i soggetti che soffrono di iperuricemia a eliminare proprio i depositi di acido urico. Quindi in questa stagione, se le troviamo, utilizziamole anche cotte, anche la stessa acqua di cottura aiuta alla diuresi. Vuoi che lo faccia io? Sì, grazie. Va bene, allora ortiche con quattro uova. Con quattro uova. Nel frattempo io metto la farina nella planetaria e facciamo vedere. Io utilizzo sempre il frullatore ad immersione perché così il colore è omogeneo della sfoglia. Esatto, hai ragione. Quindi andiamo a mettere adesso la farina all'interno. Basta così, grazie. Perfetto. E andiamo ad impastare. Ok. Lo fate impastare, l'impasto. Mi raccomando, mi raccomando, finché l'impasto non raggiunge i 24 gradi, che è la temperatura ideale per la sfoglia. Noi naturalmente l'abbiamo già preparata in precedenza e fatta riposare. Il risultato è questo. Quindi vedete che bel verde. Non volete utilizzare le ortiche, ha detto bene Chloé, utilizzate gli spinaci, utilizzate le biete, utilizzate quello che volete. Poi hanno un profumo pazzesco. È vero? Perché hanno un profumo proprio distintivo. Però adesso le ortiche si trovano nei prati, no? Sì, le trovi in lunghi correnti d'acqua. Ecco. Pensa che ieri le volevo raccogliere prima di venire qua, puntualmente hanno rasato tutto il campo, ero disperata. Qualcuno è arrivato prima di te e ha rubato. Anto, l'acqua di cottura, pensa, può essere molto utile, è frizionata sulla cute per i capelli o come ultimo risciacquo. Perché li fa crescere? Stimola la crescita del cuoio capelluto. Mia nonna lo usava sempre. Ma anche per chi non ha capelli, no? Beh, chi non ha pensa capelli. Pensa a Vittorio, magari gli crescono i capelli, un po' no? Deboli. Allora, scusami, Ghiaggiarelli non può utilizzare l'acqua delle ortiche. Se no... Io lo facevo col sugo di mia mamma, ma rimaneva un po' unto. Mi immagino. Allora, nel frattempo andiamo a scaldare, a preparare il nostro condimento, quindi mettiamo un po' di olio extravergine d'oliva, prendiamo le cipolle, le andiamo a tagliare, a tritare in questo modo. Una mezza cipolla è più che sufficiente a seconda del quantitativo che volete fare. Se non volete la cipolla potete utilizzare anche dello scalogno. In alternativa l'aglio, però l'aglio non è che si sposi benissimo con i piselli, preferisco sempre la cipollina. Cipolla. Dopodiché andiamo a tritare il gambuccio di prosciutto, mi raccomando nel tritacarne. Utilizzate sempre le protezioni quando utilizzate queste attrezzature, mi raccomando, perché bisogna dirlo, perché
bisogna usare i pestelli per mettere dentro la roba. Sì, perché certi poi mettono la mano per e poi si fanno male. Per l'amor di Dio, ecco. no, mai, mai. Ecco, no, è importantissimo ecco dire bisogna queste dirlo. Cose. Perfetto, lo togliamo così facciamo un po' di pulizia e andiamo a mettere dentro gli altri ingredienti. Quindi la cipolla si sta rosolando, prendo un cucchiaio in questo quindi modo. Dove ti posso aiutare? Io ti sì. aiuto. Allora guarda, facciamo rosolare la cipolla, mettiamo dentro il gambuccio. Nel frattempo, nell'acqua di cottura della pasta, sfrutto l'acqua che sta già bollendo, vado a sbollentare dentro i piselli. L'acqua l'avevo già salata in precedenza. Come vedete è una ricetta estremamente semplice. Una volta che abbiamo fatto la pasta... Quindi questo tu l'hai macinato per sicurezza o ne aggiungi ancora un po'? Questa è spalla di maiale, quindi mettiamo un po' di gambuccio e un po' di spalla di perfetto. Maiale. Perfetto! Perché è anche una ricetta un po' del recupero, perché il gambuccio rimane sempre in casa quando prendiamo il prosciutto intero e così in questo modo lo riusciamo a recuperare. Naturalmente utilizzando il gambuccio mettiamo meno sale perché il gambuccio è già bello saporito di suo. Ma poi usare il macinacarne in questi casi non solo per il gambuccio ma anche per la carne ti permette di scegliere quale taglio macinare, se lo vuoi fare di spalla, se lo vuoi fare di coppa, perché a ogni taglio corrisponde una destinazione. Poi oltretutto la spalla di maiale è più congeniale anche per fare il ragù, adesso mettiamo il vino bianco, è più congeniale per fare il ragù perché contiene più tessuto connettivo rispetto alla coscia del maiale e quindi gelifica meglio e otteniamo un condimento che è molto più saporito. Concentrato di costa pomodoro. Meno. Esatto, mettiamo il concentrato di pomodoro. Mi piace perché Chloé, vedete, ogni nostro cuoco ha comunque delle caratterizzazioni e lei è molto tecnica, spiega sempre bene cosa c'è dietro, ad esempio un processo, perché usa questo piuttosto che quello. Lo sai che una volta feci un corso di cucina su ragù alla bolognese, ho aggiunto anche i piselli e lo facciamo andare piano piano. Ho visto proprio appena sbollentati, appena. Non è che devono essere... No, perché tanto poi continua la cottura anche qui. Intanto tiriamo la sfoglia. Feci questo corso di cucina su ragù alla bolognese. Allora dissi che per fare il ragù alla bolognese ci voleva assolutamente la spalla di maiale. Vado dal mio macellaio di fiducia e mi fa: guarda, non capisco il perché, c'è una marea di signore, mi chiedono tutte la spalla di maiale e non voglio più l'altro macinato. È ho vero, detto, guarda, ci vuole la spalla di maiale mia. Perse. Quindi le cose quando vanno fatte secondo i criteri. Giusto, esattamente. Fa quello che vuole, però insomma, in teoria, no? Assolutamente. Guarda com'è bella verde veramente questa sfoglia. Veramente bella. Allora, perfetta. Mi raccomando, quando tiriamo la pasta con il mattarello, allarghiamo prima i bordi, non andiamo subito sul centro. Senti, Chloé, se uno volesse farla un pochino più leggera questa pasta, se noi l'abbiamo fatta con la spalla, con la salsiccia, sì. Se volessimo invece farla, visto che usiamo le ortiche, un piatto estivo, come la condiresti in alternativa? Solo con burro e piselli? Non guarda, so. In alternativa puoi fare sempre un po' di soffrittino di cipolla, aggiungi solamente i piselli e li copri con il latte. Li fai andare proprio piano, 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 piano. Alla fine metti una spolveratina di formaggio e un po' di pepe e condisci la pasta. È la fine del mondo. Ecco, vedete, vi abbiamo dato una ricetta anche velocissima, ancora più estiva, capito? Dove non dovete neanche utilizzare il prosciutto, il gambuccio, eccetera, anche se poi il prosciutto... C'è anche un altro modo, al prosciutto anche meno, estivo per utilizzare il gambuccio, è di tagliarlo magari a striscioline e metterlo sott'olio con i grani di pepe e una foglia di alloro. Diventa saporitissimo. Ma mica leggero quello. No, ma noi diamo delle ricette nelle ricette. Beh, intanto l'oliva è un frutto. Quindi oh no. Tecnicamente... Ma no, ma noi lo mettiamo lì per l'inverno, capito, non lo teniamo lì. Non ci arriva l'inverno. Che tanto prima anche poi arriva. Anche a me non arriva mai niente, guarda, l'inverno. Quando ecco qua, guarda. Via. Stiamo tirando la sfoglia, fra pochissimo la andiamo a tagliare e realizziamo le tagliatelle. Sì, mi raccomando, una curiosità, quando si tira la sfoglia, tiratela lunga che vada giù dal tagliere, perché così sfruttiamo la forza di gravità, perché la sfoglia va verso il basso con il peso e si assottiglia e quindi fate meno fatica. Mi raccomando, magari non senza toccare il pavimento. No. Ecco, no. Assolutamente. Ecco qua, guarda, oramai ci siamo. Andiamo a tagliare le tagliatelle adesso. Che meraviglia. Ne abbiamo per un reggimento, guarda. Oh, ma qua, guarda, siamo un reggimento. Sono quindi delle boccucce. Ecco qui. L'acqua io l'ho già salata, le tagliatelle le arrotolate prima da un lato e tu poi la dall'altro. Fai cuocere naturalmente nell'acqua dove hai cotto già le piselli. Ortiche. Anche e le anche ortiche, i piselli. Certo. Quindi, capito, tutte le verdure sanno, cioè quell'acqua lì sa di tutte le verdure che mettiamo dentro. Sì, perché dentro. Così sfrutti i minerali che ci sono all'interno, non butti via niente. È la bellezza della cucina, perché tutte le vitamine e le proprietà rimangono dentro l'acqua. Così le puoi riutilizzare
per le altre cose. Guarda che belle tagliatellone, ecco qui, iniziamo a buttarle nell'acqua, tanto ci vuole pochissimo. Ma prima fai due uovi a tagliatelli che fai bollire l'acqua. La mia nonna lo diceva sempre. È vero, perché attimo, ma per voi emiliani romagnoli fare le pasta fresca per tanti è oddio, devo fare la pasta fresca. No. Per certi è proprio una roba, come dire, ecco. Guarda, è semplicissimo. Guardate, guarda. Facciamo vedere il sugo prima e quello dopo. Quello lì, vedi, è già questo pronto. Quanto ci vuole perché arrivi a questo consistenza? Guarda, qui ci vogliono circa 20 minuti, è proprio una cosa estremamente veloce. Rapida. Però non mi sembra un sugo pesante, mi sembra un sugo gustoso questo, interessante. Molto è interessante. Molto buono. Andiamo a trasferire tutto, vedi, all'interno del saltiere per saltare la pasta. Perché abbiamo capito modo. Che serve la padella larga quando vogliamo saltare la pasta, se no... Aggiungiamo un po' di olio, un po' di questo pepe. Mettiamo via. In questo modo e andiamo a scolare la pasta. Yes, proprio così perché dobbiamo farla cuocere un po' poi lì dentro, giusto? Esatto. Che ecco meraviglia, qua. Che meraviglia. Oltretutto la cosa bella, che piace anche ai bambini, perché è bella colorata. Questa qui è veramente buonissima. Noi adoriamo questa canzone. Gilbert Montagnier a noi piace molto. Cosa devo fare? Sì. Mi piace. Poi un evergreen, mette allegria. È un evergreen, mette allegria. Questa è poi una canzone molto popolare in Francia, popolarissima. Allora, andiamo ad impiattare in questo e poi modo. Così facciamo la globalizzazione anche nella musica, certo. Anzi, soprattutto nella musica. È la cosa più bella, musica. Perché soprattutto in una giornata come oggi dobbiamo ricordare che siamo tutti uguali, non ci sono differenze. Brava. E la musica abbatte tutte le barriere come la cucina. Come la cucina, è per questo che ci piace tanto. Esatto. E poi andiamo su C'est la vie, che è la canzone di adesso, no? Quindi noi quando c'è Chloé andiamo in Francia. Assolutamente. A sognare un po'. Sempre. Sulle come ali vai? Della giovinezza. Ma siamo ancora giovani, sì, scusa. Sì, tu sì di sicuro. Eternamente. Controlla qualità. Controllo qualità. Sì. No, allora, però non puoi mangiare da qua, no, dai. Però prendiamo un piattino. È un duro lavoro, ma devo farlo, mi è un duro lavoro che devi farlo, perché... Io lo faccio contro voglia, ma... Guarda. Dai, guarda assaggino. Che piatto che ti faccio, Alfio. Non esagerare, perché il piatto di portata è più importante di lui, No, vabbè, ma anche roba. Perché lui inizia da questo, poi ma continua, Ma di peso, di vista. Ecco qua, guarda, basta, perché sennò ti fa male, Ecco. No, non questo! Forchetta. Vabbè, la forchetta la puoi prendere lì, sai, no? Sai muoverti in questa cucina. Lui conosce tutti gli spazi. Senti, devo già ma su C'est la vie può entrare anche qualcosa da bere,